Episodi che mettono in netta evidenza il conflitto di interessi di alcuni assessori di questa giunta con gli interessi generali. E questo significa che poi, quando si lavora, non lo si fa per il bene di tutta la città e di tutti i cittadini, ma per un bene di parte. E nella pubblica amministrazione questo non è possibile. Parleremo del piano spiaggia, ma parleremo anche di lottizzazioni ad hoc e di altri argomenti. Voi avete parlato anche della piscina comunale? Certo, della piscina comunale ne abbiamo parlato, soprattutto perché è un vulnus per Giulianova non avere più la piscina comunale a disposizione. Giulianova l'ha sempre avuta dagli anni Ottanta ed era un punto di riferimento non solo per i giuliesi ma anche per tante persone della provincia di Teramo. Questa amministrazione è riuscita a chiuderla da oltre un anno, i lavori sono lunghi, lenti e soprattutto non si sa che fine farà quella piscina, perché da questo punto di vista le procedure in atto non sono rassicuranti.